questa è una fabbrica abbandonata, è una location ideale, visto che molto spesso non dipingiamo dei fondi, ma ci sono dei fondi già naturali su queste fantastiche pareti. Mi chiamo Fabrizio, vabbè, per tutti SEA. Quando dipingo, da quando avevo 15 anni, ho iniziato a striparmi con le bombolette, con gli spray. Piano piano ho spostato questo interesse, grazie anche agli studi, al mio lavoro, e sono passato ai pennelli. Questi sono tutti gli strumenti che andremo ad utilizzare. Quindi avremo una serie di colori, uno sketch veloce, la cosa fondamentale, i pennelli, piccoli, grossi. Appena realizzato uno dei miei tipici personaggi che hanno delle influenze dal mondo dei fumetti. Oggigiorno vengono racchiuse in questa forma che si chiama street art, che secondo me sta a racchiudere tutte le influenze che abbiamo potuto unire. La cosa figa che diversifica dai graffiti è che qui possiamo mischiare bombolette, spray, insomma, è l'unione di tutto. E questo è l'approccio, insomma, che mi interessa maggiormente, il poter mischiare e non essere legati magari solo agli spray o solo ai pennelli. Si usa maggiormente la strada perché è il posto dove c'è maggior numero di persone, quindi il tuo intento principale è quello di far vedere le tue cose, o almeno il mio, al maggior numero di persone possibili. I lavori che faccio, prima di tutto, sono, per me sono uno sfogo. Non è che voglio andare e comunicare qualcosa a chi lo guarda, che uno che passa deve dire ah, quello significa, no, non è niente di tutto ciò. È un intervento creativo, decorativo, e poi uno quando passa, se gli viene stimolata nella sua mente qualcosa, bene, è ancora meglio. Non saprei definire il mio stile, praticamente sono più influenze, ho sempre disegnato, mi piace disegnare, a mano di provare disegni e cose, la cosa più particolare sono i nasoni, diciamo che può caratterizzare i personaggi, per il resto ogni volta cerco modi nuovi, cose nuove, nuove soluzioni. Il nome è praticamente un soprannome che ho sin quasi dall'inizio, e anche tutti i miei amici che non dipingono mi chiamano così. Sono state tre lettere che mi piacevano disegnare messe una dopo l'altra. Dipingere per strada e dipingere in un museo sono due cose completamente diverse. Penso che sia anche diverso quello che vai a fare. Nel senso, quando vado di notte, logicamente si ha meno tempo, i posti sono più rischiosi, quindi si fanno magari delle cose più veloci. Quando vai in una galleria, cerchi di dare proprio il meglio, hai più tempo, vuoi far vedere il meglio che sai fare. E anche i soggetti sono diversificati. Il bianco e il nero, perché vabbè, secondo me sono i colori base, quindi se una cosa è bella in bianco e nero è perfetta, cioè non stai a riempirli di decorazioni, di colori, è semplice, puro, e poi sono molto d'impatto, soprattutto su superfici di questo genere. Capita maggior parte delle volte con le tele, che mi affeziono, magari perché ci metto più tempo, un rapporto un po' più stretto, e ci sono alcune tele che non venderei neanche, perché magari fanno parte di un momento particolare. Alla fine però vabbè, te ne distacchi, perché non puoi tenertele tutte. I disegni che faccio di solito, sia che siano quasi sempre anche le tele o quelli su superfici tipo muri, cose di questo genere, non hanno mai un titolo. Non mi va di racchiuderli in un titolo. Sono una decorazione, uno sfogo, quindi libero spazio a tutto. My name is what? My name is who? My name is Albarosi. Ah, my name is what? My name is who? My name is Albarosi. Ah, my name is what? My name is who? My name is
So we could be giving people them quality music, some feel the vibes and some feel the